Sindaco Giovanni Palumba, una nuova edizione della Notte dei Licei. Per lei è come ritornare a casa, ritornare con un tuffo agli anni più belli della sua gioventù. Sì, questa è la nona edizione organizzata dai licei classici e quindi anche il nostro liceo De Bottis. Saluto la preside dell'Edizia Spagnolo, la presidente dell'ex alunni del De Bottis, Carla Laverde. È un viaggio in tutto quelle che sono le esperienze dei ragazzi, un viaggio dove non ci sono confini e dove i ragazzi, gli studenti e le studentesse possono dimostrare la partecipazione che loro hanno all'interno dell'istituto, all'interno della scuola. Quindi un applauso va a tutti gli insegnanti, agli alunni e alle alunne, ai genitori e a tutti coloro che hanno collaborato per rendere questa notte dei licei classici un evento che è in tutta Italia. Il mondo della scuola è stato uno dei punti forti del suo mandato amministrativo, che tra pochi giorni volge al termine. Con quale messaggio lascia il mondo della scuola e saluta la comunità scolastica di Torre del Greco? Messaggio io lo porterò al nuovo sindaco quando gli darò la fascia, gli dirò in quelle che sono i momenti, ecco, di dare il nuovo testimone al nuovo sindaco, di partecipare, di essere sempre presente ogni qualvolta qualsiasi dirigente scolastico chiama. E questa amministrazione, io personalmente, ho sempre risposto immediatamente. Una nona edizione, devo dire, ogni volta sempre più ricca di entusiasmo. Sono entrata in qualche classe e ho visto con quanta passione i ragazzi si stanno cimentando negli elaborati, che siano letture di testi piuttosto che rappresentazioni teatrali. La notte dei licei, e in questo caso del liceo classico, serve proprio anche a spezzare uno stereotipo, no? Che per anni ha voluto leggere in questo indirizzo scolastico un indirizzo superato, obsoleto, e non è affatto così. Tanto l'impegno della dirigente scolastica, che ha creduto dal primo giorno in questa scuola, nel suo potenziale, soprattutto nei ragazzi. Grande il pregio agli occhi della Regione Campania di un'istituzione che sta per varare il secolo di vita e di esistenza sul territorio vesuviano. È proprio bello, anzi fa quasi tremare le vene nei polsi pensare che parliamo di un secolo di vita. Ed è proprio questo, la permanenza da un secolo di questa scuola, che ci deve fare riflettere sull'importanza di questo indirizzo scolastico. Ci scommettiamo come città, ci scommettiamo come città metropolitana, ci scommettiamo come regione, perché i licei devono aumentare, non essere superati e scomparire.